comincio da me. Allora insegno sociologia in questa università di Roma 3, sono anche direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e sto seguendo da qualche anno più da vicino anche questo master, che in forma sintetica chiamiamo master libro, infatti questo poi è il nome dell'email, del sito, eccetera. Ritengo che questa sia una iniziativa particolarmente importante, che va continuata e che diciamo con questa misura, nel senso di numero di iscritti, può risultare più efficace. In precedenza abbiamo avuto anche centinaia di iscritti, no? E naturalmente questo ha significato qualche problema organizzativo e anche la difficoltà di avere un rapporto face to face, no? Faccia a faccia, diretto, personale, volto a risolvere i problemi didattici, conoscitivi dei singoli. Invece questa è una dimensione giusta, ecco, una ventina di persone si seguono abbastanza bene, anzi è il modello ideale per certi aspetti di un'attività universitaria formativa di questo livello. In alcuni casi naturalmente si arriva anche ad avere numeri più piccoli, 3, 4, 5 persone in forma di laboratorio, penso soprattutto a certe università statunitensi. Ritengo che tra l'università di massa, no? Con centinaia di persone in aula, e l'università di elite con 3 o 4 persone e magari non di più, questa sia la posizione giusta, equilibrata, ecco. Ecco, per quel che mi riguarda, per completare la mia presentazione, ritengo che non si possa prescindere oramai da quelli che sono i nuovi strumenti tecnici, no? Ivi compresa una registrazione con telecamera come questa. E però bisogna anche conoscere, non dico tecnicamente nei dettagli, ma perlomeno nelle modalità essenziali, negli effetti che poi queste modalità producono, quello che può essere il contributo di questi strumenti per l'attività didattica, conoscitiva, museale, di lettura. Se posso completare, ma se volete sono anche disponibile a rispondere alle vostre domande più dirette. Vengo da varie esperienze di attività nel mondo dei giovani, di carattere culturale, di carattere sportivo. Io stesso, come dire, ho praticato diversi sport, ho fatto dirigente, allenatore, arbitro anche, insomma un po' di tutto. Non tira bene per gli arbitri. Va bene. Sposato, ho una figlia che è la vostra età, mia moglie dirige una scuola, insomma siamo sempre nello stesso ambiente, mia figlia insegna, quindi come vedete insomma il cerchio è quello lì. Allora, liberamente, chi di voi vuol dire, non è necessario che diciate tutti, tutte, maschietti ce ne sono? No. Stavolta no, ma ci sono degli iscritti, sì? Proprio tutti. Tutte donne, vabbè, useremo sempre il femminile. Allora, chi di voi vuole, cominci pure a presentarsi. Prego. No, anche per capire chi siete, che interessi avete, da dove venite, i vostri studi, insomma, liberamente, quello che volete e quello che ritenete opportuno dire. Mi chiamo Prego. Pici Giacomina e niente, sono mamma, moglie e via dicendo, e mi sono laureata da poco, quindi a Roma 3,
e ho deciso di fare questo master lavorando sul... La tesi su che cos'era? La tesi io l'ho fatta su praticamente quanto i mass media influenzano l'infanzia e l'adolescenza con la sua attraversa, la professore di bioetica. Sì, sì. E la professoressa, chiaramente, perché ho preso dei libri di testo di scuola elementare. Sì. E ho commentato la parte, diciamo, delle scienze, no? E quanto a volte l'informazione arriva in maniera distorta, inesatta. Sì, sì. A volte non esiste proprio un'informazione, per cui la mia tesi si è basata su questo. D'accordo. Penso di aver detto tutto. Va bene. Prego. Io sono Novella Patroncini, vengo da Pescara e mi sono laureata l'anno scorso in lettere classiche. E io ho una passione veramente smodata per i fumetti e da quando ho 13 anni, grazie a un incontro casuale, e ho iniziato con i manga giapponesi e poi mi sono avvicinata anche a quelli italiani. E mi piace anche la letteratura per ragazzi, soprattutto i libri per bambini, questo perché mia sorella è una maestra della scuola dell'infanzia e quindi spesso riporta a casa questi libricini che sono fantastici. E ho visto questo master su internet perché avevo fatto una ricerca un po' particolare, mi è subito colpita e veramente mi sono soddisfatta. Laureata a Chieti? Sì. Che cosa? Linguistica italiana, una tesi sull'insegnamento linguistico degli immigrati a Pescara, quindi ho seguito le lezioni di italiano per stranieri, perché in quel periodo avevo anche un aggancio, quindi è stato possibile. Con il professor Oliva? No, con De Giovanni, Marcello De Giovanni. Prego. Io sono Mara Guercini, sono laureata in questa università Roma 3 in Scienze dell'Educazione. E all'inizio avevo preso l'indirizzo della gestione delle risorse umane, mi sono laureata 2 anni fa e sono arrivata alla laurea molto stanca e ho smesso del tutto, ho fatto tutt'altro lavoro, quello che sto facendo anche adesso, in un negozio, un lavoro che, cioè, rispetto a quello che sento in giro, c'è chi non lavora, chi fa stage poco retribuiti, per quello sono abbastanza tranquilla, solo che a un certo punto ho sentito l'esigenza, comunque questo lavoro non ti arricchisce a livello personale, di ricominciare un po' a prendere un'altra strada. Come lei ho fatto una ricerca, cercare un altro lavoro è abbastanza improbabile perché è molto difficile e ho preferito ricominciare a studiare e ho fatto una ricerca, anche a me ha colpito. Comunque avevo deciso di non fare più la strada della gestione delle risorse umane perché non ho più appassionato a un certo punto e ho detto vabbè, vediamo dove arriviamo, e quindi è un punto di partenza per ricominciare qualcosa, vediamo. La tua laurea? Ho fatto una tesi sulle metodologie biografiche nell'educazione degli adulti all'interno delle aziende e avevo portato un caso della Nokia qui a Roma dove una responsabile della formazione aveva usato queste nuove metodologie piuttosto che, non so, la formazione quella tradizionale con sì. Gli strumenti tradizionali. Va bene. Io sono Anita Ferrandino, vengo da Foggia, mi sono laureata a dicembre in scienza della formazione nella mia città con una tesi letteratura per l'infanzia sulla promozione della lettura, anche collegata a quello che era stato il tirocinio universitario nella sala ragazzi proprio della biblioteca provinciale di Foggia. Franca Pinto Minervo, la professoressa? Sì, sì, la preside di facoltà. E, niente, sono arrivata a questo master perché la responsabile della sala ragazzi lo ha fatto 2 anni fa, quindi me ne aveva parlato e... poiché mi interessava approfondire proprio l'aspetto dell'editoria, della letteratura per ragazzi, piuttosto che continuare con gli altri 2 anni di specialistica, ho preferito questo master, perché la mia aspirazione è di continuare a lavorare in questo campo, quindi era lo sbocco ideale. La biblioteca provinciale di Foggia è una bella biblioteca.
Sì. Molto ben organizzata. Sì, soprattutto la sala ragazzi è la sala che lavora di più. Frequentatissima. A tutte le altre. Le altre sono solo di consultazione o di studio. Invece la sala ragazzi comunque segue tantissimi progetti collaterali a cui io tra l'altro ho anche preso parte, non solo durante il tirocinio ma anche dopo, perché comunque siamo rimasti in buoni rapporti, quindi collaboro, faccio volontariato praticamente. Benissimo. E quindi collaboro però per questi progetti, perché comunque ne ricavo io poi a livello di competenza. È sempre un'esperienza, certo. Prego. Mi chiamo Elena Rambaldi, sono di Bologna, sono laureata in scienze dell'educazione all'università della mia città, con una tesi di letteratura per l'infanzia su una scrittrice canadese per ragazzi che si chiama Lucy Montgomery, non so se la conoscete, è quella che ha scritto Nana e Capelli Rossi. Dal 96 lavoro negli spazi lettura di Bologna per la realizzazione di percorsi di lettura e letture animate. Invece quest'anno ho fatto un'esperienza in Unito come educatrice e mi sono chiesta questo master per approfondire le tematiche soprattutto relative all'aspetto dell'editoria. Bene. Prego. Allora, sono Silvia Cattabiani, sono laureata in lettere moderne, una tesi in teatro, quindi una tesi su un librettista del 600, poi sono anche diplomata in canto, quindi ho preso anche una diploma in canto, ho preso anche una laurea al conservatorio di Campobasso sulla musica da camera dell'Ottocento. Poi sono entrata a lavorare nelle biblioteche di Roma, lavoro alla biblioteca Casa dei Bimbi e quindi ho pensato che questo master potrebbe essere più che utile, visto che se abbiamo un'attività oltre al progetto della Pisa-Glenda c'è anche un altro progetto che porta avanti questa biblioteca, su sempre però per la lettura per i ragazzi, quindi avere maggiori conoscenze. Soprano, mezzo soprano, contralto. Purtroppo, perché siamo tanti soprano, mezzo soprano era meglio. Abbiamo più repertorio ma meno spazio. Basta scegliersi una nicchia. Lo so, però a me piacerebbe moltissimo, appunto ho fatto anche la laurea sulla musica da camera, ma in Italia tira pochissimo, ma soltanto principalmente l'opera, quindi insomma è un po'... tanto per me. Beh, anche per i bambini, no? Anche per i bambini. Che apprezzeranno sicuramente. Prego. Io sono Patrizia Barbieri e mi sono laureata in lingue e letterature straniere nel 2004 con una tesi, un'analisi critica di due traduzioni italiane di un testo spagnolo del 29, due traduzioni afferenti a periodi storici differenti, giusto per vedere cosa era cambiato nella mentalità italiana. E dopo quel master ho fatto una lavorettina qua, una lavorettina di là e adesso sono finita a fare uno stage in un Confidi, quindi è una cosa che non c'entra assolutamente niente nel mio percorso di studi e come giustamente diceva la mia collega precedentemente non mi dà assolutamente nulla, per cui è arrivato il momento di ricominciare a studiare e tentare comunque una delle possibilità che mi hanno aperto il mio percorso, ovvero l'editoria, perché comunque a me piace. Mi piace leggere, sono una lettrice, secondo me è la cosa ideale. E adesso ci troviamo. Non ho capito, lo stage con Fidi? In un Confidi, è un consorzio di garanzia Fidi, praticamente, convenzionato con la Regione Lazio. Capito. Per queste stesse situazioni. Sì, sono Annelisa Indio. Si sente, ho la voce. Ho la voce bassa. E sono un'insegnante nella scuola primaria, mi sono laureata dalla professoressa Beia in scienze della formazione primaria, ho anche la specializzazione, e poi anche la specializzazione sul sostegno e poi la stessa laurea, ho diciamo due lauree in scienze della formazione primaria, perché una è indirizzo scuola dell'infanzia e una è indirizzo scuola elementare. E la tesi una ha riguardato la multimedialità nella scuola, quella proprio della scuola primaria, quindi l'utilizzo, come poter utilizzare il discorso della multimedialità nella scuola. Invece la seconda, che si rivolgeva all'infanzia, ha riguardato la prescrittura e prelettura, quindi come avvicinare i bambini
che poi frequenterà, quindi domini diciamo 5 anni, e 4 anni e mezzo, 5 anni, che poi l'anno dopo entreranno nella prima. Come avvicinarli, ma in maniera ludica, a un discorso di lettura e scrittura, quindi piano piano in maniera intuitiva iniziare a fargli capire delle prime regole della lingua e della grammatica italiana. Insegno in una scuola, la principessa Mafalda ai Parioli, e diciamo, in un'interclasse quindi nelle classi medie. Sei già di ruolo? No. Va bene. Proseguo sulla sua linea, perché anche io insegno nelle scuole, se mi dico per fatto di essere di ruolo, perché è un percorso molto lungo, però ecco, i miei studi sono molto differenti dai suoi. Io vengo da una laurea in lettere classiche, mi sono laureata in letteratura greca, quindi ho approfondito gli studi linguistici su antiche iscrizioni greche, ed è questa riflessione linguistica che poi mi interessa in modo particolare. Poi ho fatto un concorso ordinario e quindi sono attraverso insomma questo concorso ho potuto insegnare, quindi in realtà è proprio questa riflessione linguistica, questo interesse per la lettura, per la produzione linguistica che ha spinto, poi è diventata la mia scelta per questo master. Dove ti sei laureata? Alla Sapienza. Con? Sono laureata in epigrafia greca con Lazzarini, la professoressa Lazzarini, che è la direttrice poi del corso post laurea di archeologia. Quindi insegni greco? No, ma insegno nelle scuole elementari. Quindi sei di ruolo nelle elementari? No, di ruolo no, siamo... Si dice che siamo abilitati all'insegnamento e in attesa poi di il punteggio va avanti. Sì, perché feci da... ho fatto il liceo classico, però poi da privatista feci il diploma, presi anche la maturità magistrale, e poi ho capito di lì a poco nel concorso, per cui... D'accordo. Chiaro. Sei qui a Roma? Sì, sì. Prego. Roberta Iacarella, insegnante di ruolo della scuola dell'infanzia, insegnante di sostegno, laureata in DAMS a Roma 3, per cui alla passione per il cinema, teatro e arti in genere, anche faccio con molta passione anche questo lavoro, per cui mi sembrava che questo master potesse ampliare quelle che sono le competenze. Che ti sei fatto? E allora, su un siccome ho preso il percorso formativo di sceneggiatura, ho fatto un'analisi testuale di un libro da cui poi Jean Campion ha scritto Un angelo alla mia tavola. Abbiamo analizzato, sovrapposto i due mezzi espressivi, sia il testo che il film. Abbiamo costruito questa tesi critica sul lavoro della scrittrice e della regista. C'è qualche pubblicazione sugli angeli nel cinema? No, non ti è capitato. No. Prego. Sono Maria Singer, sono nata a Trento, in Lisbona, sono laureata per un centro di educazione, ho fatto una tesi, non sono laureata a dicembre, ho fatto una tesi di letteratura dell'infanzia, in particolare bambini di ieri e di oggi nella narrativa giovanile sotto una prospettiva storico-sociale, ho voluto dare voce alle donne attraverso la letteratura dell'infanzia, ero partita da piccole donne e sono arrivata da petizioni. Ho scelto di fare questo master perché è una questione di leggere nei cartonati, nei libri per bambini, e ho appena finito un laboratorio di lettura, ho frequentato un laboratorio di lettura e adesso farò volontariato all'interno dell'ospedale a leggere bambini. C'è un altro filone, per esempio, la presenza
negli ospedali, soprattutto negli ospedali per bambini. Prego, sì. Allora, mi chiamo Annalisa di Lecce, e mi sono laureata qua a Roma 3 a marzo in scienza dell'educazione sulla tesi mass media e pregiudizi, cioè come i mass media influenzano i nostri stereotipi e pregiudizi verso lo straniero, quindi con l'adiacinto proprio la presenza culturale. Già l'anno scorso avevo saputo di questo master, mi ero già formata e siccome ero indecisa tra fare specialistica o master, e alla fine mi sono iscritta a questo corso e poi si vedrà, vedremo. Va bene. Prego. Ciao a tutti, io mi chiamo Simona Panetti, sono di Roma, mi sono laureata 2 anni fa qui con la professoressa Marrone, quindi una tesi di letteratura per ragazzi, in particolare sull'illustrazione, infatti in realtà poi la parte più grande me l'ha seguita Ermanno Detto, su un illustratore italiano, quindi sull'opera omnia dal punto di vista sia dei libri in modo organico, insomma libro per libro, che trasversale a livello di tematiche, insomma. Tutto il suo lavoro fino ovviamente a lui. Per quel tempo ho fatto il tirocinio alla biblioteca centrale per ragazzi che sta dietro l'Argentina, ho continuato con delle collaborazioni con loro, le letture animate, anche qualcun altro ho fatto, insomma. E contemporaneamente sono 2 anni che insegno storia dell'illustrazione all'Istituto del Design, che però ovviamente è una piccola cosa, e ho fatto varie cosine, sono 5 mesi che lavoro in una libreria e spero che abbia un futuro questo lavoro, però comunque. Dove? A Piazza Madama, di fronte al Senato, una piccola libreria. Sì, sì. Sì, no, parlavo tedeschi, come dicevo, con la Riggiani. Sì. A fianco alla pasticceria. Esatto. Molto pericolosa. È una bella realtà perché, a differenza appunto delle librerie grandi, non c'è il commesso, ma c'è il libraio. Quindi io sto imparando a fare la libraia. Quindi è molto più impegnativo, però è molto più ricco a livello di soddisfazione, sia a livello di conoscenze proprio, che insomma ha spazio da fare l'ordine, a fare la resa, a scegliere un libro invece che un altro, perché lo spazio è limitato, quindi si possono scegliere tutti, che il rapporto con le persone, il cliente che torna e dice lei che mi ha consigliato quel libro bellissimo, che un altro devo fare un regalo, insomma sono belle soddisfazioni. È ovviamente un percorso appena iniziato, quindi mi rendo conto della mia completa mancanza di esperienza, lo sto facendo piano piano. Questo master mi aveva già, insomma, visto la buccia di professoressa lo scorso inverno, a settembre, così concentrato, e poi nei mesi successivi, guardando, soprattutto spinto dalla mia amica in Bologna, l'ho riorganizzato, e siccome lavoravo in una libreria mi sono resa conto quanto sia importante, quanto sia bello, insomma, tutto il lavoro che si fa in casa editrice, mi interessa proprio l'editoria, perché insomma tutto ciò che è legato al libro in quanto tale, quindi la lettura, non perché non mi interessa, non leggo, però insomma mi interessa proprio questa parte che mi manca, che è l'editoria proprio nel senso stretto, cioè come si lavora in una casa editrice, cosa si fa, come si fanno delle certe scelte, quanto magari un fattore commerciale venga a prendere piede più che un fattore di validità, o come si equilibrino i vari cose, insomma, ho aspettative da questo punto di vista. Poi vedremo, insomma, sulla carta mi piace molto, poi lo vedremo. Allora, non sei tu la proprietaria, ma domanda sociologica: entra almeno un senatore ogni giorno? Sì, anche più di uno. Ah, beh, fatto positivo. Abbiamo cercato di far venire anche Ciampi, ma non è venuto, perché abbiamo fatto per da marzo, da metà marzo a adesso, insomma mercoledì scorso, delle collaborazioni con una radio di Roma, e il programma si chiamava La Radio Mesina, quindi ci sono autori, veramente abbiamo avuto da scrittori per ragazzi a Sgarbi che sono venuti a commentare l'ultimo libro uscito, un programma di una 40 minuti, quindi abbastanza veloce, però la presenza più fisica di un autore in libreria avvicina molto il lettore, poi la gente, essendo proprio in vetrina, perché avevamo libera sulla vetrina, c'era questo tavolone, quindi il
microfono, insomma, altoparlante fuori, la gente incuriosita si fermava e comunque sono persone che sono venute anche ripetutamente, quindi la cosa è piaciuta. So che anche a livello di radio è stata seguita abbastanza bene perché era una figura non buona. Insomma, ascolto, certo. Però, insomma, sì, è un bel posto. Bene. E al momento mi distribuisco tra la libreria, il supermercato e qui. Allora, c'è ancora qualche altro? Altra? Prego. Mi chiamo Gianfranco Maria Lisa, vivo a San Felice Circeo, vivo qui vicino. E mi sono laureata a marzo in scienze dell'educazione qui all'Università di Roma 3. Ho fatto una tesi sulla dislessia con il professor De Vita e il professor Piccione. Vorrei insegnare, vorrei prendere l'abilitazione all'insegnamento, quindi in attesa di fare il test per scienze della formazione primaria ho deciso di iscrivermi a questo master. Momentaneamente seguo un bambino dislessico e lo seguo nei compiti per casa, adesso nei compiti per le vacanze. C'è una biblioteca per ragazzi a San Felice? C'è una biblioteca scolastica, ma è molto piccola, non è sviluppata, è molto povera. Quindi potrebbe essere un'idea per... Ma dove? Al comune? No, sta nella scuola. Quindi San Felice basso, diciamo, non alto. San Felice alto, la scuola stessa. Va bene. Allora, per la nuova arrivata diciamo che ci stiamo presentando tutti e forse, non so. Sì, scusate il ritardo. Prego, prego. È che vengo da Ischia. Bene, ottima cosa. In perfetto orario. Mi chiamo Anna Barrirano, mi sono laureata in scienze dell'educazione a novembre. Ho lavorato per una cooperativa sociale e per un progetto di integrazione scolastica, quindi avevo due bambini, li seguivo a scuola e a casa. Mi sono iscritta al master perché sono interessata molto alla letteratura per l'infanzia, all'editoria in generale. E a Ischia questo settore è seguito o no? Cioè, le mie aspettative riguardano anche ad uscire fuori dall'isola, non è necessario comunque rimanere sull'isola, anzi mi piacerebbe proprio lavorare a Roma oppure qualche altra città un pochino più grande. Prego. Io sono Maria Carolina, vengo da Cagliari, sono laureata in scienza della formazione primaria a dicembre del 2005, mi sono specializzata nel sostegno. Qui o a Cagliari? A Cagliari, sì. Mi sono laureata con una tesi della letteratura italiana sulla figura della maestra e dell'allieva della scuola elementare e della scuola normale nella letteratura italiana. A partire dal periodo promitero fino all'esordio del Novecento. Nel mentre avevo sentito parlare di questo master, mi sarei voluta iscrivere, so che appena laureata non avevo mezzi, chiamiamoli così. La fortuna mi è venuta in soccorso perché poi ho vinto un premio per la mia tesi di laurea, così nel mentre mi sono potuta iscrivere al master. Da qualche mese vivo a Roma, lavoro in una scuola primaria di, diciamo, casa mia e niente, tutto qua. Non mi pare ci siano altri o no? Prego. Maria Ludovica Purignano, sono insegnante di ruolo elementari come sostegno e mi sono laureata in scienza della formazione primaria con la professoressa Rossini e una tesi in storia contemporanea sui punti di Wilson e la politica della società di massa.
precedentemente avevo preso una laurea in lettere, poi ho fatto un altro tipo di lavoro e poi sono tornata all'insegnamento. Quindi ho questo ritorno alla passione antica e questo master secondo me può essere un buon coronamento, diciamo, di questo percorso di insegnamento, perché è veramente qualcosa che mi piace molto da questo punto di vista. Beh, innanzitutto, come dire, noto con piacere che tutte siete intervenute e questo è sicuramente un buon avvio, no? E quindi dimostra anche, come dicevo all'inizio, che un numero contenuto consente anche una migliore comunicazione. Io credo che sia servito anche a voi, no? Sapere di altri cosa fanno, che esperienze conducono, no? I problemi poi sono sostanzialmente i medesimi. Bene, io vorrei, come di solito faccio, ma non mi ripeto, parlarvi di un concetto che è essenziale nel tipo di lavoro che già fate, che pensate di fare, ma che attraversa un po' tutta l'offerta formativa di questo master, ed è il concetto di cultura. Insisto molto su questo perché ritengo che sia cruciale, sia strategico. In fondo noi siamo quello che siamo perché abbiamo dietro una cultura, ovviamente non intesa nel senso comune del termine, cioè non nel senso di cose che sappiamo, conoscenze storiche, letterarie, didattiche, pedagogiche, ma nel senso di contesto in cui siamo inseriti praticamente poco prima di nascere. Anzi, si potrebbe persino sostenere che anche la fase prenatale abbia a che vedere con il dato culturale. Perché? Perché la mamma vive, essa è la stessa una situazione culturale. Per esempio, già il modo di condurre la propria gestazione secondo determinati schemi, determinati stili, determinati modelli è un fatto culturale di cui anche la nascitura risente. Ci sono ormai studi particolarmente documentati che testimoniano quanto sia importante il rapporto prenatale che si instaura tra il feto e la genitrice, tanto che una gestione non ordinaria, disturbata, disagiata anche di questa fase della vita di una persona può avere conseguenze successive, conseguenze di natura psicologica, di natura psicotica persino, di carattere psichiatrico. Pensate all'atteggiamento che può avere una madre che per esempio rifiuta una nascita o rifiuta il parto di una creatura che è in grembo, che rifiuta per mille una ragione, perché è un parto non voluto, perché l'arrivo di questa nuova persona può creare problemi per quanto riguarda la famiglia, il lavoro, la gestione economica. Come dire, ci sono tutta una serie di fattori che noi possiamo anche immaginare, ma che poi alla fine possiamo riassumere con un unico termine, cultura. Perché all'interno della cultura noi abbiamo tanti aspetti. Abbiamo quello che è il nostro modo di comunicare, la lingua, ecco, noi stiamo parlando una certa lingua. Il nostro modo di fare, io sto gesticolando in un certo modo, se fosse un giapponese non gesticolerei in questo modo. Abbiamo cioè tutta una serie di stili, di modelli, gli inglesi
o meglio gli anglofoni direbbero patterns, che orientano il nostro modo di vivere. E questo insieme di elementi non vengono trasmessi per via ereditaria attraverso il DNA, sono il frutto di una costruzione culturale, appunto, di una costruzione sociale che ha luogo sin dal momento del concepimento, sin dal momento in cui il padre e la madre hanno una certa idea in merito al significato di quella nascita. No, pensate anche alla semplice volontà di avere un figlio maschio dopo che magari sono nate quattro figlie femmine, no? E quindi immaginiamo anche che cosa succede se questo figlio o figlia è ancora una donna. Stiamo banalizzando, ma questo dà l'idea del fatto che l'elemento culturale nasce ancor prima di quello che noi possiamo immaginare e supporre. Ma che cos'è allora la cultura? La cultura è fatta di tante cose. È fatta per esempio di valori, di principi, di orientamenti, e anche di una gerarchia tra i valori. Cosa metto al primo posto? La famiglia o il denaro? La mia fede religiosa o il mio tempo libero? Ognuno di noi mentalmente fa una scaletta, nel senso di stabilire un'agenda, di definire delle priorità, e quindi stabilisce cosa fare, stabilisce se iscriversi a un master o se continuare a lavorare senza continuare a studiare. Cioè sono tutti elementi che scaturiscono da una scelta, a monte della quale c'è indubbiamente un background, uno scenario, un retroterra che è senz'altro di tipo culturale. Ora, quando parliamo di cultura, noi ci riferiamo certamente a questi contenuti astratti, ho detto i valori, i principi, gli stili di vita, i modelli, ma non dobbiamo trascurare anche altri elementi di tipo oggettuale, di tipo materiale, cioè aspetti, contenuti che sono anche tangibili, che sono raggiungibili in modo tattile, cioè sono degli strumenti che noi adoperiamo, che noi utilizziamo. E quindi a partire da questa considerazione possiamo anche immaginare che cosa rappresenti in un'attività educativa, didattica, la presenza di oggetti, l'oggetto libro, magari per l'infanzia, l'oggetto fumetto, disegno che viene particolarmente ad essere utile perché è attrattivo, perché è stimolante per l'infanzia e poi la fanciullezza, l'adolescenza e magari anche oltre, perché anche gli adulti leggono i fumetti, per esempio. Dunque anche l'oggetto materiale è un oggetto culturale in senso pieno. Anzi, è talmente importante che persino per la conoscenza scientifica noi possiamo passare attraverso l'oggetto. Proprio leggevo in questi giorni un saggio di uno studioso il quale non ha svolto interviste di tipo tradizionale con il questionario, ma ha utilizzato le storie di vita, cioè le biografie. Ha chiesto alle persone di raccontarsi, e questo è già sicuramente un
un fatto non usuale, non classico, perché solitamente si somministra un questionario, si mettono le crocette e si tira via, ma rispetto anche a questo tipo di apertura che concerne la modalità di interagire con la persona da intervistare, questo studioso ha inserito degli oggetti. Che cosa ha fatto? Ha preparato dei pacchi, all'interno di questi pacchi c'erano degli oggetti. Naturalmente ogni pacco aveva una particolare finalità, cioè aveva oggetti che potevano richiamare elementi significativi della vita del soggetto che veniva intervistato. I cinque pacchi venivano aperti nell'ordine, secondo lo schema prefissato per l'indagine, e per esempio aperto il primo pacco venivano fuori 4-5 oggetti. L'intervistato ne sceglieva uno e parlava a proposito di quell'oggetto. Diceva che cosa quell'oggetto rappresentava per lui o per lei. Come dire, trovava spunto, trovava pretesto, cioè prima del testo dell'intervista c'è il pretesto che è l'oggetto. Un paio di occhiali, un anello, un giocattolo, quello che sia. Naturalmente tutto va poi ben organizzato per ottenere il risultato che possa essere anche scientificamente apprezzabile. Però ecco, guardate quanta importanza può avere l'oggetto materiale rispetto anche ad una conoscenza scientifica. Certamente il partire da un oggetto può essere molto stimolante per la persona che deve rispondere. Perché? Perché richiama alla memoria tutta una serie di costruzioni precedenti, di idee, di immaginario costruito attorno a quell'oggetto. Magari non necessariamente lo stesso oggetto, la raffigurazione di quell'oggetto, non so, è chiaro che in un pacco non riesco a mettere una bicicletta, ma posso mettere un'immagine di bicicletta e quindi a partire dalla bicicletta far parlare l'intervistato o l'intervistata che dice: ah, io ragazza per esempio quando avevo 7 anni andavo in bicicletta meglio di qualunque maschio, no? E allora lì poi nasce tutta una storia, per esempio relativa a confronto di genere, maschio, femmina, e quindi organizzazione scolastica, e quindi rapporti con i genitori, limitazioni, libertà, tolleranza, conoscenza della sessualità, prospettive future di matrimonio, ecco, come dire, l'oggetto scatenante rispetto a quella che può essere una conoscenza scientifica. E dunque immaginate quanto importante possa essere l'oggetto nell'attività che voi state conducendo, pensate di condurre, state costruendo in qualche modo, perché credo che ognuno di voi, ognuna di voi abbia un progetto rispetto al proprio futuro, in particolare nel campo nel quale siete coinvolte e mostrate il vostro ben radicato interesse, insomma, sulla base di quanto avete detto sinora. Ma la cultura non è solo la cultura propria. Se io faccio un rapido giro di quest'aula, certamente riesco a individuare tante culture, tante quante siete voi. La cultura del Trentino non è la cultura ischitana, non lo è per il modo di parlare, non lo è per l'organizzazione della giornata, non lo è per lo stile di vita, non lo è per i riferimenti culturali in senso lato. E da questo punto di vista, per esempio, l'esperienza del servizio militare è una chiara manifestazione di come multidimensionale possa essere l'organizzazione, l'articolazione della cultura
in Italia. Ecco, il sardo che arriva in una caserma del Friuli Venezia Giulia, come dire, due mondi completamente diversi. Magari il sardo che non è mai andato in continente, come si dice in Sardegna. Ma è un sardo che poi noi generalizziamo, ma la Sardegna stessa è una miriade di culture. Perché il barbaricino non è uguale al campidanese, e il campidanese non è uguale al gallurese, e così via. E anche sul piano linguistico ci sono differenze straordinarie. Come si parla a Nuoro, non si parla ad Alghero, perché ad Alghero si parla il catalano, che è la stessa lingua che si parla appena di là, di fronte dal mare, a Barcellona. Dunque, il dato culturale come dato col quale continuamente occorre fare i conti. Ora, da qualche anno a questa parte, il nostro paese sta affrontando quello che possiamo, insieme con l'autore che è rimasto famoso per il titolo di un suo libro, Huntington, chiamare scontro di culture. Scontro, ma anche incontro. Perché tutto sommato noi abbiamo molte persone che arrivano in Italia. Ad esempio, ormai è ben noto che la più cospicua presenza straniera in Italia ha a che vedere con una matrice di religione islamica. Io ogni tanto racconto quello che mi è capitato andando a Istanbul qualche anno fa. Ero lì per una conferenza sull'educazione in Europa e parlavo della realtà di Roma e dicevo di questa cospicua, numerosa presenza islamica. Finita la conferenza, arrivò un giornalista, arrivò un fotografo e mi fecero un'intervista. Ebbene, io avevo detto che certamente l'immigrazione dal mondo islamico oramai rappresentava un fatto molto importante su Roma. Allora, indomani su un giornale certamente di cultura islamica, penso anche degli integralisti islamici, dato il titolo di cui vi sto per dire, pubblica su nuove colonne, con una mia foto al centro incredibile in prima pagina del quotidiano di Istanbul, ovviamente non conosco il turco, me lo sono fatto tradurre: l'Islam ha conquistato Roma, come dire, una sorta di rivalsa, di rivendicazione. Ecco, anche questo è un dato culturale. Perché? Perché nella cultura islamica, come dire, c'è questo ricordo storico della lotta che per secoli ha visto contrapposto l'Occidente cristiano nei riguardi, diciamo genericamente, dell'Oriente, o meglio del vicino Oriente, dove era forte la cultura religiosa islamica. Pensiamo alle crociate, pensiamo alla conquista araba, soprattutto nella parte della Spagna, pensiamo poi invece al riflusso che c'è stato dell'impero ottomano, che praticamente coincide con la scoperta dell'America, è esattamente nello stesso anno che comincia, come dire, la regressione della presenza araba in Spagna. Ora, dato culturale che si lega al fatto che nella idealizzazione del mondo islamico c'è forte questa contrapposizione con i non islamici, come dire, noi siamo gli infedeli, ma anche noi abbiamo chiamato nel corso della storia infedeli gli islamici. E quindi, come dire, questa contrapposizione è una contrapposizione culturale. Ora, è possibile
possibile invece trovare la possibilità di una acculturazione, cioè di un avvicinamento delle culture, di un confronto fra le culture. Questo certamente è dato. Io sono stato qualche settimana fa, subito dopo le lezioni, a Rodi, che è un'isola greca. Ebbene, a Rodi, isola molto vicina alla Turchia, voi trovate compresenti diverse culture. Trovate una cultura certamente di origine italiana. Perché? Perché Rodi dal 1912 fino al 1946 è stata italiana. Era una delle 12 isole del Dodecaneso. Noi siamo arrivati lì per, come dire, proteggere, appunto come protettorato, i rodiesi dalla presenza turca, e poi c'è stato il ritorno dell'isola all'appartenenza greca. Dunque, matrice italiana, non solo, matrice greca, perché lì si parla greco, ma al centro della città tutta una serie di moschee che sono un retaggio della vecchia presenza turca. E c'è anche il ghetto ebraico, c'è anche, non proprio ghetto, comunque un quartiere ebraico. Infatti, se voi prendete una cartina di Rodi, vedete quartiere ebraico, quartiere arabo, quartiere greco, quartiere turco. E io sono un cattolico praticante, molto ritico, insomma, alla domenica vado a messa, e quest'anno è capitata una cosa strana, che cioè ho celebrato due volte la Domenica delle Palme, ma manco una volta la Pasqua. Eh sì, perché la Domenica delle Palme ero qui, la domenica successiva ero a Rodi, ma a Rodi era la Domenica delle Palme perché secondo il calendario greco ortodosso la Pasqua capita la domenica successiva. E allora, altra dimensione culturale singolare, vado a messa, c'è un sacerdote, un cappuccino, che comincia a parlare in italiano, prosegue in greco, poi parla in turco, poi parla in inglese, poi parla in francese, e chiedeva in chiesa quanti italiani ci sono, quanti di lingua francese. A un certo punto si è avviato anche uno australiano, ma per dire, una vera Babele, tante culture, tante espressioni, tante idee della vita, tante concezioni del mondo. Allora, vivendo quella realtà, io in qualche modo mi proiettavo nel futuro e dicevo, non passeranno tantissimi anni, ma anche a Roma si potranno vivere in maniera più diretta queste situazioni. Perché oggi ci sono dislocazioni separate, no? C'è la moschea a Forte Antenne, a Monte Antenne, c'è la moschea a Centocelle, c'è il piccolo gruppo nella zona di Trastevere, ma questo sempre più diventerà un fenomeno interculturale nella misura in cui queste persone cresceranno. Fra l'altro, demograficamente, grazie a queste presenze abbiamo abbandonato il tasso zero di crescita demografica, ed è probabile che nei prossimi decenni queste presenze siano ben più inserite all'interno delle strutture. Voglio dire, lo abbiamo anche sentito poche ore fa, il nuovo assessore all'università del Comune di Roma è un soggetto di pelle nera. E come dire, non è difficile pensare che, non so, fra 10-20 anni noi avremo, non so, un tunisino, potremmo avere uno slavo, potremmo avere un asiatico all'interno, perché no, della stessa composizione della giunta municipale di Roma. Sono segnali, sono primi indicatori, sono primi indizi. Naturalmente il fenomeno di acculturazione non è sempre pacifico, anzi qualcuno provocatoriamente dice anche la guerra
è un fenomeno di acculturazione, perché i nostri stessi soldati, e ho avuto modo di sentire qualcuno di loro, che vanno in Iraq, che vanno in Siria, che vanno a Baghdad rischiando la vita, entrano in contatto con una cultura che è enormemente diversa dalla loro, per il tipo di cibo, per il tipo di abiti, per il tipo di organizzazione della giornata, per l'organizzazione della vita familiare, per il modo di salutare. Cioè vi sono caratteri peculiari della cultura che distinguono le persone. Ora, noi siamo abituati a valutare l'altro ancora prima di capirlo, e se l'altro si comporta diversamente da noi, immaginiamo che il suo sia un comportamento non apprezzabile, anzi da reprimere, anzi da condannare, da sanzionare. Ora, il problema vero qual è? È conoscere la cultura propria, certamente, ma anche quella dell'altro, per poter interagire con l'altro. Sempre, come dire, facendomi a quella che può essere la mia autobiografia, io sono stato 2 anni fa in Cina per un convegno mondiale di sociologia, e gli organizzatori del convegno avevano destinato delle persone che seguivano coloro che andavano a predisporre una seduta, una sessione nell'ambito di questo convegno mondiale. E io ho avuto una lunga corrispondenza via email con una persona che, capite, il nome è cinese, non so né se sia uomo né se sia donna, come Yang Chung, cosa significa? Sarà un uomo o sarà una donna? Incontro questa persona, la saluto, la ringrazio, fra l'altro mi aiuta per l'organizzazione della sessione, il proiettore, insomma la sala, eccetera, è molto cordiale, attenta, e alla fine, quando sto per andare via, la voglio salutare in via ultimativa, e come uno può immaginare, non so, magari, come dire, ci si abbraccia o si avvicina guancia a guancia. Non l'avessi mai fatto. Mi hanno spiegato che è considerato alla pari di un atto sceno. Perché? Perché espresso in pubblico, perché non era un fatto abituale, e soprattutto era un atto di una ragazza non sposata con un uomo sposato. Quindi immaginate, nella costruzione specifica della cultura cinese, questo cosa significhi. Ma d'altro canto, quello che per noi può sembrare normale lì è uno scandalo, può, rovesciando i termini, riguardare un altro fenomeno, un altro comportamento, per cui per loro qualcosa non è scandalosa, che invece ha questo connotato per noi. Prego. Bene, il confronto tra le culture non è certo un fatto nuovo, nel senso che storicamente è sempre avvenuto. Avveniva tra i Romani e i Galli durante le famose guerre galliche, avveniva tra i Romani e i Cartaginesi durante le guerre puniche, e poi naturalmente questi momenti bellici potevano anche essere seguiti da momenti di pace, e quindi avvenivano matrimoni anche fra persone di diversa nazione, di diversa lingua. Questo ha riguardato il nostro mondo occidentale, ma evidentemente anche altre realtà che conosciamo meno. Può essere avvenuto tra gli aborigeni australiani, come può essere avvenuto tra gli eschimesi,
o tra i lapponi. Ora vediamo di esaminare in maniera approfondita un caso che conosco molto bene per il fatto che da molti anni ho condotto una ricerca in quella realtà, e questo caso ci serve per capire ancora meglio quali sono i contenuti e le conseguenze del dato culturale. Insomma, credo che sia abbastanza chiaro a questo punto che non si può fare attività educativa, attività formativa, non ci si può interessare di letteratura per ragazzi, non si può operare in un museo per la didattica infantile o in un settore che vuole avviare allo studio della letteratura per l'infanzia o semplicemente alla lettura di testi adatti ai ragazzi, a prescindere da quello che è il dato culturale, a prescindere da quella che è la cultura di partenza. E dunque da ciò deriva la necessità di conoscere la cultura di partenza o le culture di partenza dei soggetti con cui abbiamo a che fare. Io penso soprattutto a tante situazioni scolastiche dove si esprimono valutazioni, si fa didattica, ignorando quasi totalmente quelli che sono i contenuti culturali dei soggetti che sono di fronte al docente. Insomma, tutto sommato, anche questo mio tentativo questa mattina di conoscervi un po' meglio mi consente di avere una comunicazione migliore con voi, perché so quali sono le vostre sensibilità. Certo, se avessimo lezione tutti i giorni, se la frequentazione fosse ancora più continua, più costante, il livello di conoscenza culturale reciproca migliorerebbe a tutto vantaggio della comunicazione e della efficacia della didattica. Il fatto è che dobbiamo constatare la stragrande maggioranza di coloro che operano a livello educativo prescindono quasi del tutto da quello che è il dato culturale. E come dire, si valuta il risultato scolastico senza nemmeno sapere che, come dire, quel ragazzo ha problemi di dislessia, no? Si valuta la capacità linguistica senza nemmeno porsi il problema che quello lì a casa sua ha parlato solo il dialetto barbaricino e difficilmente si è avvicinato alla lingua italiana. Certo, la televisione, come ricorda più volte il linguista Tullio De Mauro, ha fatto tantissimo, molto di più che la scuola, per la diffusione della lingua italiana anche nei paesi più sperduti. Ma intanto c'è il dato culturale che è comunque lì, perché sì, è vero, il contadino della Val di Non che coltiva gli alberi di mele ascolta la televisione, però ha ancora il suo dialetto locale e ha i suoi modelli culturali locali, ha la sua concezione di come si gestisce una famiglia, di come ci si rapporta con i ragazzi. Tutto questo è indubbiamente un elemento fondante, decisivo rispetto al risultato di qualunque intervento didattico o educativo. Dunque, vediamo insieme come esempio il caso di un villaggio, Nahuatzen, nel Messico. Non so se qualcuno di voi ha seguito il mio corso l'anno precedente, no? Va bene, allora, quindi è una novità per tutti. Dunque, dal 1982 ho iniziato una ricerca in questo villaggio messicano che si chiama Nahuatzen, Nahuatzen, Nahuatzen. Questo villaggio, ovviamente, come tutti i villaggi del mondo, è connotato culturalmente.
cioè ha delle categorie culturali, delle caratteristiche culturali specifiche, proprie di quella zona, di quel territorio. Allora cominciamo a considerare alcuni aspetti. Beh, in primo luogo quello linguistico. Allora, se voi giungete nel villaggio, il dato culturale linguistico è la lingua spagnola. Ma 700 anni fa era la lingua spagnola in quella zona? Non di certo. Gli spagnoli non erano ancora arrivati. Dunque un'altra lingua. Quale lingua? La lingua purépecha, cioè la lingua degli indigeni che stavano in America ancora prima che venissero scoperti. Sapete la famosa storia di Cesare Pascarella, no? Questo poeta romano che parla il romanesco della scoperta dell'America. Allora c'è un passaggio in cui gli indigeni dicono: ma che scoperti? Noi già ci stavamo. Dunque, lingua spagnola attuale, ma qualche secolo fa lingua purépecha. Dunque c'è stata una sovrapposizione della cultura spagnola rispetto alla preesistente cultura purépecha. Ma se andate nei villaggi intorno, soprattutto quelli più piccoli, quindi non nel pueblo Nahuatl, ma nei pueblitos, non so, Sevina, Comachuén, comunque questi nomi non vi dicono nulla, a me serve per ricordare anche mentalmente la distribuzione attorno al pueblo principale. Nei piccoli villaggi ancora si parla purépecha. Non solo, ma è tale il radicamento rappresentato da questa antichissima lingua indigena che non accettano neppure che si parli della loro lingua purépecha come lingua tarasca, perché tarasca è l'appellativo dato dagli spagnoli. Sempre per restare sul piano dei rapporti fra culture, è un po' quello che noi diciamo a proposito dell'immigrazione recente in Italia. Sono extracomunitari. Dunque li definiamo non appartenenti alla comunità. Col che commettiamo due gravissimi errori. Primo, la comunità europea non esiste più. Al limite dovremmo dire extra unione, perché adesso c'è l'Unione Europea e non la Comunità Europea. Ma se poi parliamo di comunità umana, di comunità sociale, non sono per niente extracomunitari. Tant'è vero, fanno parte della nostra stessa comunità, vengono a scuola con noi, abbiamo persino un loro assessore che è addetto all'università, li ritroviamo sull'autobus, in metropolitana, allo stadio, a votare. Non sempre, ma insomma ormai sempre più. Dunque questo dare un appellativo volto ad escludere, e volto ad escludere in modo mirato. Io ho qui i dati della immigrazione in Italia negli ultimi anni. C'è, e non ce ne accorgiamo, una forte immigrazione di lingua inglese, soprattutto di provenienza statunitense. Però nessuno di noi si è mai azzardato a dire ad uno statunitense: sei un extracomunitario, pur essendo di fatto alla pari degli altri un extracomunitario. Ma d'altro canto pensiamo anche alla situazione inversa. Pensiamo a Napoli, alla fine della seconda guerra mondiale, quando appunto sono arrivati gli alleati,
e ai militari statunitensi che si facevano lucidare le scarpe, gli scarponi, gli anfibi magari, dai ragazzini che erano lì a Napoli e che pur di guadagnare un soldo si prestavano a fare da lustrascarpe. Il termine in inglese sarebbe shoe a plurale, o shoe con una sola scarpa, come dire, comunque dovevo dire a plurale shoes, shine, cioè pulire, lucidare le scarpe, quindi da shoe shine, shoe sha, no? Il termine shoe sha, che è un termine dispregiativo, perché sei tu che, come dire, in qualche modo mi servi e compi questa operazione. Ma ancora, giusto per restare nello stesso quadro storico e dunque culturale, non c'erano solo gli statunitensi tra le truppe alleate arrivate in Italia, c'erano anche inglesi, c'erano anche australiani, c'erano anche dei marocchini. Bene, da questa presenza marocchina nasce un termine che è ancora ricordato soprattutto in certe zone del Frusinate, della Ciociaria: marocchinare. Il marocchinare è lo stuprare una donna da parte di un marocchino, il che storicamente non necessariamente è avvenuto solo da parte di un marocchino, può essere avvenuto anche da parte di un americano o di uno statunitense o di un australiano o di un inglese. E tuttavia, come dire, lo stigma, la valutazione negativa colpisce il marocchino e si dice è il marocchino l'autore dell'atto. E d'altra parte, fino a non molti anni fa, ma credo anche oggi, parliamo di questi immigrati come se fossero tutti marocchini, i marocchini. Oppure, quando si deve attribuire un danno, un furto, un omicidio, subito si individua un'etnia, persino quando ci si deve scagionare e magari si è improprio gli autori del delitto o del fatto criminoso, si indicano gli albanesi, si indicano i rumeni, come a dire, è individuato un bersaglio che rientra in questa contrapposizione fra culture, in questa lotta, in questo scontro di tipo culturale. Ma ritorniamo un attimo al caso specifico che stavamo esaminando. Dunque, la lingua spagnola ha avuto la meglio, ma ci sono anche stati fatti che hanno portato a fenomeni di acculturazione anche a livello di matrimoni. Quindi spagnoli, per esempio, che hanno sposato donne indigene. Molto più tardi, in realtà, è avvenuto anche che indigeni abbiano sposato donne spagnole, e quindi si è registrato il famoso fenomeno del meticciato, cosiddetti mestizos o mestizas. Ma la colonizzazione spagnola ha anche comportato una colonizzazione culturale di altro tipo, quella religiosa. Tant'è vero che alcuni autori hanno parlato di conquista spirituale, quindi non solo militare. Quindi Cortes, quando è arrivato lì, ha portato dietro anche il messaggio cristiano, magari imposto con la forza delle armi. E solo pochissimi sono stati i missionari, chiamiamoli così, che hanno capito che si stava compiendo un delitto, un sopruso nei riguardi delle popolazioni locali. Quindi, non so, per esempio, Fra Bernardino de Sahagún parlava dei costumi, delle culture, lui fra l'altro aveva imparato la lingua locale, quindi
la capiva e cercava di fungere da mediatore, beh, culturale ante litteram rispetto agli spagnoli che stavano conquistando quelle terre. E anche ci sono stati altri, per esempio un vescovo che era talmente vicino alle istanze culturali degli indigeni che veniva chiamato da costoro tata, cioè padre. Questo vescovo era Vasco de Quiroga, infatti tutti lo chiamavano con il soprannome Tata Vasco, tanto lo sentivano come molto paterno nei loro riguardi. Infatti questo vescovo Vasco de Quiroga aveva creato degli hospitales che in realtà dovevano servire per aiutare gli indios a riuscire a guarire dalle malattie che erano giunte insieme con gli spagnoli, perché gli indigeni non avevano gli anticorpi delle malattie importate dall'Europa e quindi vi era una moria. Allora Vasco de Quiroga aveva organizzato questi hospitales che però poi dopo non ebbero più a fungere da luogo di ripresa sul piano della salute, sul piano medico, ma divennero come dei piccoli villaggi autonomi con tutta una struttura economica gestita al proprio interno, per cui dentro vi erano attività commerciali e fuori vi era il pascolo e quindi tutta la produzione economica era gestita proprio quasi in forma comunitaria da coloro che si trovavano negli hospitales. Ma quella che è una acculturazione forzata da parte della cultura spagnola poi trova delle reazioni, magari non proprio visibili, magari non proprio comprensibili, non proprio chiare, non proprio evidenti, ma ci sono, e ve ne do qualche esempio. Nella festa più importante di questo villaggio, c'è una divisione di compiti per ogni barrio, cioè per ogni quartiere, quindi quattro barrios, per quanto riguarda le cerimonie da preparare per la grande festa. Fra l'altro questa festa è dedicata non a un santo locale, ma a un santo europeo. A chi? San Luis, che nell'edizione completa sarebbe San Luis, re de Francia, cioè re di Francia. Tanto per cominciare, i locali non dicono mai re de Francia, dicono San Luis, come dire, è più familiare, quindi evitano il ricordo del fatto che quel santo è un francese, per di più un re francese. Non solo, ma quasi a creare un contrasto con la cultura dominante spagnola cattolica intervenuta su quel territorio, è vero che celebrano San Luis, però per esempio un conto è il San Luis che è in chiesa, un conto è un'altra piccola statua di San Luis, che loro chiamano San Luisito, che si trova nella casa del carghero, cioè del responsabile, dell'incaricato, che organizza una parte della festa che si chiama quella della danza dell'Os Soldatitos, e adesso ne parliamo. Dunque, che cosa succede? Succede che magari c'è più gente che va alla casa del carghero, dove c'è il piccolo San Luisito, invece che andare in chiesa, e quindi c'è il contrasto, come dire, noi lo accettiamo lì, andiamo presso il nostro. Dunque, questo San Luisito è il protettore della parte della festa che si chiama la danza dello Soldatitos. Chi sono i Soldatitos? Sono dei ragazzi molto piccoli, 3, 4, 5 anni massimo, che vengono vestiti in maniera simpatica, persino ironica, da soldati francesi, quasi della legione straniera. Ragazzi, ci sono tante sottigliezze da cogliere. Con un kepi, proprio la francese, dietro mettono un fazzoletto come quelli della regione straniera che si devono proteggere dal sole, e cominciano a fare una piccola danza,
ironica, ridicola, sembra una mascherata, una carnevalata. E soprattutto fanno sorridere, ridere proprio abbastanza i più piccoli, quelli che ci avevano magari appena 2 anni e mezzo, vestiti da generali. Cioè più sono piccoli, più sono buffi e più si prende in giro lo straniero francese, il generale. Ma che c'entrano i francesi in Messico? C'entrano, perché a metà dell'Ottocento Napoleone III, la prima metà dell'Ottocento, Napoleone III ebbe la bella idea di mandare Massimiliano d'Asburgo alla testa di un esercito francese a conquistare il Messico. Infatti Massimiliano d'Asburgo divenne imperatore del Messico, ma fu un impero che durò circa 1 anno, perché poi venne messo a morte dagli indigeni messicani. Quindi a oltre 150 anni di distanza ancora è vivo il ricordo di questa presenza straniera, francese in modo particolare, e quindi con questa danza dello soldatito si ironizza su questi stranieri che sono arrivati in Messico. Fra l'altro la cultura purépecha di questa località è una cultura straordinaria, ricchissima, di grande civiltà. Pensate che gli Aztechi, che era certamente la etnia più importante, meglio armata, più forte, più potente di tutto il Messico precolombiano, mai riuscì ad avere ragione dei Purépecha. Tanto erano astuti, bravi, intelligenti, capaci di trovare le soluzioni più adatte. Ma ritorniamo alla festa di San Luis. Un'altra parte della festa, sono 4 vi ho detto, consiste in una sorta di fuoco pirotecnico. C'è un palo, luminarie, fiaccole, scoppi di mortaretti, eccetera. Al culmine del palo c'è un profilo dell'immagine di San Luis. Il pirotecnico viene considerato bravo se riesce a far succedere un certo evento. Quale? Che alla fine di tutti i fuochi pirotecnici si accende l'immagine di San Luis, fatta tutta di, come dire, elementi fiammeggianti, come dire, fontanine di colore chiaro, insomma, ecco. Deve riuscire alla fine del fuoco pirotecnico a far fare lo scoppio finale con la corona in testa a San Luis che salta in aria. Come dire, ancora una volta, un'operazione di dileggio persino nei riguardi di un santo che meno male è amato, però come dire, gli tolgono la regalità, come a dire, non ci appartieni, non sei il nostro re. Ma non è finita. La terza parte della festa è quella de los toros. Adesso non entro in tutti i particolari perché è molto complessa, vi dico semplicemente che nell'arena de los toros non si organizza una corrida con la morte del toro, con l'uccisione del toro, così come avviene in Spagna, ma si organizza una specie di sfida fra gli uomini, i ginetti, i giovani e il toro, che consiste nel fatto che un ragazzo, so, 15enne, 16enne, 18enne, so, giovanissimo, deve riuscire a stare in groppa al toro senza assolutamente utilizzare speroni, ma semplicemente tenendosi afferrato con una sola mano ad una corda che è stata posta attorno al corpo del toro. Una specie di rodeo, giusto per capirci. Allora, se riesce a stare in groppa al toro per 1 minuto, come dire, ha vinto. Ecco, ma notate come hanno rovesciato il modello spagnolo.
non l'uccisione dell'animale, ma se vogliamo il rischio per la persona, come dire, una sfida alla pari. Può vincere l'uomo, può vincere l'animale, e devo ricordare, per ragioni proprio di documentazione storica, che ci sono stati anche molti fatti letali, perché poi quando il toro ha la meglio, cioè riesce a disarcionare il cavaliere, e poi con le corna che non sono assolutamente coperte da alcunché, incalza il malcapitato e ci sono anche appunto morti. Ma veniamo alla quarta parte, e con questa concludo, per dimostrarvi quanto sia forte e radicata la dimensione culturale. L'organizzazione della danza dell'Os Moros. Anche questa è di derivazione spagnola, però in Spagna non è la danza de los moros, ma è la danza de los moros y de los cristianos. Quindi los cristianos scompaiono. Ma alla fine della cerimonia l'idea che si ha è che i vincitori non sono los cristianos, come sarebbe secondo il modello spagnolo importato, ma sono los moros, cioè sono gli avversari dei cristiani. E allora in fondo chi sono gli avversari dei cristiani? Ma sono loro stessi. Tant'è che, naturalmente io non ho verificato, ma qualcuno dice che sotto gli abiti dei los moros costoro indossano gli antichi costumi della cultura purepecia. Quindi diciamo anche che non è vero, ma il fatto stesso di dirlo denota una chiara volontà di contrapposizione, cioè noi siamo altro, noi siamo diversi, noi siamo un'altra cultura, noi siamo un'altra espressione. Conclusione: come non tener conto del dato culturale nelle operazioni educative, formative, nell'attività con i ragazzi, nella utilizzazione della letteratura e così via. Vedo la professoressa Marrone che mi invita a interrompere, perché adesso abbiamo una riunione del collegio docenti per la nomina del coordinatore.